Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Innanzitutto buon Natale a tutti quanti. Io ho passato delle vacanze meravigliose standomene a letto a guardare Stranger Things, quindi meglio di così non se può, come diciamo noi in dialetto. Allora, oggi siamo qua per riportare nel canale un formato che avevo lasciato un attimo in sospeso prima di quest'estate, per poi portare contenuti dove effettivamente ero sul campo a fare cammini. E si tratta della storia dei cammini italiani. Trovate la playlist o qua sopra o sotto in descrizione, dove praticamente racconto la storia dei cammini italiani che poi vado ad inserire nel mio canale Telegram. Trovate tutte le info sotto in descrizione del canale Telegram, che cos'è, come si usa. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a parlare di un cammino che si può fare in Emilia-Romagna, che parte dall'Emilia-Romagna e finisce in Toscana, che non è la via degli dèi, ma è la via della lana e della seta, che però è una parallela alla via degli dèi. E adesso andiamo a vedere come è nata questa via. Questo percorso nasce nel 2015 all'interno del CAI di Bologna, perché c'era appunto l'intenzione di valorizzare le valli e i territori dell'Appennino bolognese, offrendo un'alternativa alla via degli dèi, che come sapete parte anche quella da Bologna. Praticamente gli organizzatori si sono trovati davanti a circa 2000 km di percorsi CAI, che non sapevano come, quale scegliere per collegare chi, dove, cosa, e quindi poi hanno pensato di tracciare un percorso da Bologna a Prato, quindi Bologna è la città iniziale del cammino, poi il percorso arriva a Prato, seguendo vari parchi naturali, vari crinali molto interessanti e soprattutto basandosi su stazioni ferroviarie e stazioni autobus, per permettere ai camminatori che, se per caso non riescono a finire il cammino o comunque non hanno abbastanza tempo per farlo tutto, di tornare a casa in qualsiasi momento attraverso o l'autobus o il treno, che permette appunto la possibilità di farlo anche in più giorni, nel senso che se uno ha 2-3 giorni e poi vuole finirlo in altri 2-3 giorni può farlo, perché è ben collegato da varie stazioni ferroviarie. E poi il punto in comune di queste due città, di Bologna e di Prato, è praticamente la storia industriale di queste due città. Bologna aveva la chiusa di Casalecchio del Reno, che nasce appunto per portare l'acqua alla città attraverso il canale del Reno per alimentare le industrie territoriali, in particolare quella che lavorava la seta. Bologna infatti dal XIV secolo diventa una delle città più importanti per la produzione della seta a livello europeo. PS, mi sono appena accorta che il microfono non era collegato, quindi adesso se sentite l'audio diverso è per questo motivo qua. Dall'altra parte esiste una struttura identica chiamata Cavalciotto di Santa Lucia, che deviava il naturale corso del Bisenzio per dare vita al cosiddetto Gorone, la prima e la più grande gora di Prato, che serviva per alimentare l'industria di produzione della lana. Queste due città, che sapevano perfettamente come gestire l'acqua proveniente dai fiumi, vengono unite creando la via della lana e della seta, che viene ufficialmente inaugurato nel 2018 e tutt'oggi viene gestito dal CAI di Bologna e di Prato e dei sindaci dei comuni interessati, e soprattutto Appennino SLO, che promuove il percorso gestendo il sito web. Il percorso, parallelamente alla Via degli Dèi, si fa in 5-6 giorni ed è lungo 130 km e, come si diceva prima, vuole dare un'alternativa, una visuale alternativa ai panorami che si possono trovare nell'Appennino tosco-emiliano. Si parte praticamente da Bologna, poi si passa per Sasso Marconi. Quando si è a Sasso Marconi si passa per la chiusa di Casalecchio di Reno e si prova anche l'emozione di camminare sul ponte sospeso di Vizzano, per poi proseguire fino al Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, fino ad arrivare a Vernio. Poi da qui si sale il massiccio della Calvana con le sue rare specie di flora e fauna, dove non è raro incontrare cavalli allo stato brado. Una volta a Vaiano, la via porta fino a Prato, passando per il Cavalciotto di Santa Lucia, il quale, risalente appunto, come vi dicevo prima, al XIX-XVIII secolo, è uno dei principali esempi di architettura industriale d'Italia del sistema idrico di Prato. Come le vede gli dèi, è un percorso che non va sottovalutato, quindi anche se dura poco in realtà è abbastanza difficile, perché attraversa l'Appennino tosco-emiliano, quindi un saliscendi continuo, dislivelli continui, quindi è un attimo da non sottovalutare, ecco. Ci vuole più o meno per percorrerlo tutto una settimana, 5 giorni, 6 giorni, 4 giorni, 3 giorni, c'è gente che fa
130 km anche in 3 giorni, a seconda del vostro allenamento. Dopo vi basate voi su come gestire le varie tappe. E la cosa bella di questo percorso è che se voi volete, essendo ben collegato e comunque ben strutturato, passando per dei paesini che hanno le stazioni ferroviarie e comunque stazioni degli autobus, se voi volete per esempio proseguire alla terza tappa, sapete, avete ancora forza, volete andare avanti, volete anticipare il vostro arrivo, potete proseguire e non fermarvi sulla tappa ufficiale, ma fermarvi per esempio a metà della quarta tappa, perché lì trovate comunque accoglienze e i vari servizi. Quindi da questo punto di vista super ben fornito, e uno può gestirsi le tappe veramente come vuole. Si può fare anche in bicicletta, ovviamente con un buon allenamento alle spalle, quindi non è che voi prendete la bicicletta, la city bike soprattutto, e partite, andate allo sbaraglio, ma dovete essere allenati. E le tracce GPS della mountain bike possono essere richieste tramite il loro sito ufficiale, che vi lascio sotto in descrizione. Esistono le credenziali di questo cammino, acquistano tramite il loro sito, e la cosa fondamentale da tenere in considerazione è che la credenziale deve essere attivata per essere valida. Quindi una volta che la ricevete dovete andare nel sito e attivare il numero della credenziale che avete preso con i vostri dati, per poi timbrarla e ricevere il gadget ufficiale. È anche un loro modo per capire quante persone stanno effettivamente facendo la via della lana e della seta in quel momento lì. Quindi c'è questo passaggio in più, che però è spiegato nel sito ufficiale. E vi bastano poi 5 timbri per fare, se la percorrete a piedi, oppure 3 timbri se la percorrete in bicicletta, per ricevere il gadget ufficiale a fine percorso. Non viene rilasciato un attestato, però un gadget ufficiale sì, più o meno come la via degli dei. Non è presente l'applicazione per smartphone, è però presente la guida ufficiale, che si può trovare in qualsiasi libreria possibile e immaginabile, quindi basta andare in una libreria anche lì a Bologna, o se no si compra tramite il sito. Si può percorrere questo cammino durante tutto l'anno, le strutture sono sempre operative, non chiudono mai neanche durante l'inverno, però c'è da tenere in considerazione la questione neve e la questione troppo caldo, quindi diciamo che il periodo migliore per farla è in primavera e in autunno, così da non avere proprio il caldo torrido dell'estate, ma neanche avere le difficoltà invernali della neve e del ghiaccio. La segnaletica del percorso invece è il simbolo del cammino della via della lana e della seta, con scritto anche il nome della via, quindi non è difficile confonderla con altri percorsi che sono nel cammino, per esempio con la via degli dei, sono proprio due segnaletiche distinte. E nel sito, che poi vi lascio anche qua sotto in descrizione, trovate il link con tutte le accoglienze che vengono aggiornate ogni più o meno 5 minuti, quindi un elenco sempre aggiornato che vi permette di vedere quanti tipi di categorie ci sono, che vanno praticamente dagli hotel ai bed and breakfast, agli ostelli, agli affittacamere, proprio c'è di tutto. E come vi dicevo prima, trovate anche a metà tappa delle strutture, quindi proprio fornito molto 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 bene. Appunto per questo motivo non è necessario portarsi via tanto cibo e tanta acqua, perché comunque li trovate lungo il percorso. E per ultimo, il percorso è fattibile anche in tenda. Diciamo che in queste terre non sono viste male le persone che bivaccano in tenda. Ci sono anche spiegati nella guida dei punti dove si può bivaccare tranquillamente, o comunque dei rifugi dove si può magari dormire senza dover pagare, autogestiti. Quindi sì, trovate tutte le informazioni poi nella guida ufficiale, trovate altre informazioni riguardo le accoglienze, robe varie, numeri per contattare se avete qualche altra domanda, vi lascio tutto sotto in descrizione. Voi avete già fatto questa via oppure avete in programma di farla? Fatemelo sapere sempre sotto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video.